Siamo con Marco Sfanò al termine di Lupa Roma Prato, terminata 3-1. Sei riuscito a segnare il terzo gol della Lupa Roma, hai debuttato con gol, non potevi aspettarti un inizio migliore. Sì, diciamo che ci tenevamo a fare bene, ci tenevo anche dal punto di vista personale, perché mi è stata data una grande chance, diciamo, dopo un paio d'anni di eccellenza, di tornare nel calcio professionistico. Quindi a livello personale ci tenevo a fare bene, ma quello che conta prima di tutto è la squadra. Sono arrivati tre gol importanti, una vittoria importante, un po' sofferta nel finale, ma è normale visto che avevamo tanti giocatori che avevano saltato un po' di giorni di preparazione, quindi diciamo che possiamo lavorare con il sorriso, dai. Nel corso della tua presentazione l'avevamo già detto, sei reduce da 19 reti nelle ultime due stagioni, quindi non sei nuovo sicuramente ad essere un difensore goleador, sicuramente però con giocatori del calibro di D'Agostino e quadrisquadra che battono i calci piazzati è tutto più facile. Hai detto tutto tu, insomma. Io sono salito, è arrivata una palla tesa, una palla bellissima, era solo da mettere dentro, insomma. Sono stato bravo a liberarmi, ma gran parte del merito è sempre di chi calcia, insomma. Una dedica speciale per te. Allora, un paio di dediche da fare. La prima è, l'avete visto, insomma, è per la mia ragazza che è in dolce attesa, a dicembre aspetteremo un bambino, quindi la mia è per lei. E poi vorrei fare una dedica, un abbraccio speciale al nostro presidente e a tutta la famiglia che sta attraversando un brutto periodo familiare con la mamma, quindi ce lo siamo detti nello spogliatoio, volevamo la vittoria a tutti i costi, volevamo una bella prestazione per diciamo farlo felice in questo momentaccio. Grazie Marco. Grazie.